Ci sono così tante azioni nel corso della giornata che compiamo inconsciamente, questi apparentemente insignificanti comportamenti possono fornire informazioni significative sulle tue emozioni, i tratti della tua personalità e il modo in cui ti avvicini alla vita in generale. Abbiamo messo alla prova le ricerche psicologiche e l'opinione di esperti su quali differenti abitudini quotidiane potrebbero rivelare aspetti e tratti di te. Lascia un grosso mi piace, iscriviti se sei nuovo al canale e mettiti comodo perché la psicologia ti sta per stupire. Ehi, benvenuto, io sono Cubi e ti guiderò in questo video. Numero 10. Il tuo stile di selfie può rivelare quanto sei aperto a nuove esperienze. Le persone fanno un sacco di supposizioni sulla tua personalità basate interamente sui tuoi selfie. In uno studio del 2015, gli studenti di un'università cinese hanno esaminato i selfie di un sito di microblogging cinese. La maggior parte degli studenti pensava che le labbra pressate mostrassero che sei estroverso e aperto, e che stare da soli in una foto significava che non ti piaceva e quindi diventavi nervoso. Ma questi giudizi erano generalmente sbagliati. L'unica osservazione accurata fatta dagli studenti era che l'emozione positiva in un selfie generalmente segnala un'apertura della persona a nuove esperienze. I ricercatori hanno anche scoperto che le persone più amichevoli erano più propense a scattare foto dal basso. Le persone coscienziose invece avevano meno probabilità di rivelare uno spazio privato sullo sfondo. Coloro che invece erano aperti a nuove esperienze avevano più probabilità di mostrare emozioni positive, e le persone nervotiche invece avevano più probabilità di fare una faccia da anatra. Numero 9. La tua dipendenza dal telefono può rivelare la tua stabilità emotiva. La maggior parte di noi è colpevole di controllare i nostri telefoni quando stiamo aspettando in fila al supermercato, al lavoro, per andare al lavoro o anche parlare con gli amici o mentre stiamo andando a scuola. Ricerche recenti rivelano cosa significa questo guardare costantemente a quello schermo. Lo studio del 2015 ha misurato la dipendenza dal cellulare chiedendo alle persone quanto concordavano con affermazioni come «mi agito quando il mio cellulare non è vista» e «trascorro troppo tempo con il mio cellulare». I risultati hanno mostrato che l'instabilità emotiva era un fattore predittivo della dipendenza dal telefono cellulare. È interessante notare che lo studio ha anche scoperto che gli introversi, ossia persone che esprimono sentimenti di timidezza, avevano meno probabilità di essere dipendenti dai loro telefoni. Numero 8. Abitudini alimentari. È giusto dire che tutti noi amiamo il cibo, alcune persone adorano piatti speziati, altri invece qualcosa di più dolce e salato, o le scelte sono infinite, insomma, e possono anche raccontare molto sulla natura di una persona. Concentriamoci sul tuo tipo preferito di vino, per esempio, o consumo di frutta. Si crede che le persone impulsive, meno aperte e meno coscienziose preferiscano il vino dolce e molto raramente mangino frutta. Non si tratta di te? Beh, non ti preoccupare, c'è dell'altro. Chi preferisce invece un vino secco e include volentieri la frutta nella loro dieta è più probabile che sia calmo, più aperto e più coscienzioso. Queste descrizioni corrispondono alla tua personalità? Faccelo sapere nei commenti qua sotto. Numero 7. Lo shopping. La spesa è una parte molto importante della vita di ogni persona, che ti piaccia o che la odi. Sorprendentemente, il modo in cui fai shopping può dire molto sulla tua personalità. La maggior parte degli acquirenti può essere divisa in due tipi. I primi studiano attentamente le etichette e ricercano la maggior parte e il maggior numero di informazioni possibile prima di acquistare un prodotto. Tutti conosciamo una persona del genere. Questo tipo di persone sono davvero curiose, sono interessate ad andare fino in fondo e le chiameremo quelle che fanno il shopping completo. Tutti gli altri invece preferiscono non perdere tempo e sono limitati alle informazioni superficiali. Si possono appunto chiamare superficiali in questo caso. Questo tipo di persone agiscono allo stesso modo anche in altre situazioni di vita. Per esempio, si può essere sicuri che quelli completi conosceranno la tua intera vita ancora prima di incontrarti. Quelli invece del secondo tipo molto probabilmente dimenticheranno anche alcune informazioni importanti su di te. Inoltre, le persone che lavorano tutto il giorno sono facilmente identificabili in un supermercato. Infatti usano i cestini e non i carrelli della spesa e li riempiono di cene già preparate, salse preparate, bustine di tè e qualsiasi barretta al muselli che sia in offerta. Queste persone sono molto occupate e hanno un tempo molto limitato per preparare i pasti. Le persone invece che viaggiano molto sono orientate alla convenienza rispetto agli altri. Non usano nemmeno il cestino, le loro braccia sono piene di app and go e banane, sono molto interessate ad articoli usa e getta, hanno bisogno di quella crema idratante infatti per i voli delle 6 e hanno sempre bisogno di un bel po' di rasoi per le sporadiche cene a cui sono invitati ad ogni viaggio. Numero 6. Faccende domestiche. Ogni persona ha un diverso atteggiamento nei confronti delle faccende domestiche. Molte persone non riescono veramente a sopportarle e vogliono farla finita il più presto possibile. Altri invece vedono la stiratura o la pulizia della camera da letto come una forma di meditazione. Sia che tu sia nel primo o nel secondo gruppo, la scelta rivela alcuni tratti della tua personalità. Persone che sono felici di stirare le cose, lavare i piatti, giocare con i bambini sono molto più amichevoli e hanno conversazioni facili con gli altri, rispetto invece a quelli che non amano le faccende di casa. Beh, il nostro
genitori saranno sicuramente d'accordo su questa affermazione, giusto? La spiegazione per questo è che il primo tipo è la felicità degli altri che conta, che è la cosa più importante per lui, quindi preferiscono appunto lavorare alla casa piuttosto che lamentarsi delle sciocchezze domestiche, tendono anche ad essere più introversi, e allo stesso tempo quelli più estroversi di solito non amano fare i lavori di casa e preferiscono riposarsi o incontrarsi con gli amici. A loro non importa un po' di confusione e cercano sempre di liberarsi delle faccende domestiche con ogni opportunità che ottengono. Numero 5. Arte. L'atteggiamento verso l'arte, in tutte le sue manifestazioni, può anche rivelare molto sulla natura di una persona. Di solito le persone sono abbastanza coinvolte in almeno un tipo di arte, non importa se sono loro stessi gli artisti o se la trovano affascinante in generale. Poi però puoi anche incontrare persone che non hanno alcun interesse per l'arte, quindi cosa dici di queste persone? Beh, di solito le persone che amano la poesia vanno all'opera e si impegnano loro stessi nelle arti, sono più scettevoli e aperti a tutto ciò che è di nuovo, a differenza invece di quelli che ignorano l'arte. Le persone d'arte tendono ad essere più aperte e aperte anche alla vita in generale, le persone invece con altri hobby e interessi sono spesso più semplici e fiduciose. Numero 4. Parole. Le parole che usiamo nella vita di tutti i giorni sono anche uno dei principali fattori che caratterizzano la nostra personalità, e non importa se le diciamo ad alta voce, le scriviamo o le digitiamo, quindi andiamo subito al sodo. Persone ansiose ed emotivamente instabili di solito fanno uso di parole relative alle emozioni negative, sembra essere piuttosto un punto solido dopo aver appunto letto ad esempio alcuni commenti ampiamente negativi e inutili online. Gli estroversi invece preferiscono le parole che descrivono emozioni positive, raramente hanno lunghi discorsi parlando di qualcosa che odiano e preferiscono spendere le loro energie in qualcosa che li rende felici. Le persone invece coscienziose usano più spesso le parole relative ai successi e le persone aperte di solito scelgono parole e frasi sofisticate in cui uno potrebbe essere, diciamo, più conciso. Beh, il detto scegli le tue parole saggiamente appare in tutta un'altra luce ora, giusto? Preferenze musicali. La musica può creare il tuo umore per ogni occasione, per esempio quando sei felice ascolti della musica un pochino accesa, invece quando sei triste vuoi passare un po' di tempo ad ascoltare qualcosa di completamente diverso. Il tipo di musica che ti piace ascoltare può raccontare agli altri le peculiarità della tua psiche, perché la musica che ascolti ha un effetto a lungo termine sul tuo cervello. Si ritiene infatti comunemente che le persone che preferiscono la musica triste o aggressiva per esprimere le proprie emozioni di solito sono irrequiete o nervose. Stranamente può essere anche abbastanza vero, poiché la maggior parte delle persone preferisce appunto ascoltare qualcosa di più spumeggiante e pop quando si sente felice e spensierata. Le persone che invece preferiscono ascoltare la musica divertente o tranquilla sono felici perché lo stesso processo di ascolto di tale musica aumenta l'umore stesso e ha un effetto a lungo termine sul loro benessere. Ovviamente tutti sono diversi, questo non significa che sia impossibile sentirsi felici ad un concerto rock, ad esempio. Non ascoltare quindi musica deprimente per troppo tempo, perché questo ti farà diventare una persona ancora più triste col tempo. Cerca di passare a brani che ti fanno sentire più vivo, e non importa quale genere siano, e continua così. Numero 2. Il desiderio di indossare un orologio. Un'altra cosa che può dire molto su di te senza che tu te ne renda nemmeno conto è il fatto che tu indossi o meno un orologio. La conclusione più semplice che puoi fare è in realtà una cosa molto vera. Le persone che indossano gli orologi infatti da polso per almeno un anno sono solitamente più puntuali e coscienziosi di quelli che preferiscono invece rinunciare a questo accessorio. La maggior parte delle volte questa affermazione si rivela giusta, ma questo non è tutto. Chi indossa un orologio potrebbe essere introverso ma emotivamente stabile, mentre invece chi non ne indossa uno è meno emotivamente stabile. Chi di noi invece non può lasciare la propria casa senza un orologio può essere considerato riservato. Altri invece che non amano questo piccolo accessorio sono spesso considerati molto più aperti. È stato stabilito che le persone possono determinare quanto è ricca una persona semplicemente guardando il loro volto, quando non esprime emozioni. Ovviamente tutto ciò avviene a livello del subconscio, ciò che la nostra mente analizza rapidamente è tutto ciò che vediamo, dall'aspetto della persona ai suoi vestiti e le scarpe. Questa abilità è spesso usata quando decidiamo di assumere qualcuno, ma non conosciamo realmente bene quest'altra persona. La nostra mente si trasforma immediatamente in un istinto di intuizione. Si ritiene infatti che le persone con un tipo di viso da ricco vengano rifiutate molto meno spesso. Di conseguenza, segnali più precisi possono impedirti di salire sulla scala sociale e della carriera, oppure di aumentare le tue entrate. Tuttavia, allo stesso tempo, gli scienziati non sono ancora in grado di rispondere con precisione a ciò che è esattamente questo datore di ricchezza in un aspetto. Tuttavia, appunto, ciò non significa che l'impressione che fai su qualcuno non significhi nulla. Ovviamente, la maggior parte delle volte, la prima impressione l'una dell'altra cambia quando comunicano di più queste persone. Questa reazione iniziale, quando guardi qualcuno e pensi
punto che sembri carino o meno, oppure ricco o meno, è anche influenzato dai segnali che i tuoi genitori inconsapevolmente ti hanno trasmesso quando eri piccolo. Nota che nessuna di queste informazioni è definitiva e che questi risultati generali potrebbero non essere applicabili a te in modo specifico, piuttosto possono fornire punti di partenza per imparare di più sulle proprie e anche sulle motivazioni e azioni altrui. Se il video ti è piaciuto lascia un grosso mi piace, iscriviti se sei nuovo al canale e a 15.000 mi piace farò la seconda parte di questo video con altre azioni e abitudini che rivelano moltissimo di una persona. Quindi spolliciate, iscrivetevi se siete nuovi al canale e non dimenticatevi nemmeno di seguire QB Now e Infinito Now su Instagram, che è una curiosità al giorno, non fa mai male.